Allora, perché lo sappiate, giusto perché è un'informazione che so che vi interessa, sono appena tornato a casa da lavoro. Ho fame. Ho sete. Devo cagare. Ho sonno e domani mattina mi devo svegliare alle 5. Ma oggi c'è il Milan. Potenzialmente questa, anzi secondo me lo sarà, una serata che attendavamo da anni. E oggi siamo qui tutti uniti sotto gli stessi colori. Cancelliamo quello che è successo domenica. Oggi una cosa sola: vincere. Basta un pareggio. Bene, vinci. E allora inizieremo con un budino. Amici sportivi di Prime Video, buonasera da San Siro. Guardate che colpo d'occhio che alza questa sera. Schemato. Tutto esaurito naturalmente per Milan Salisburgo. E la sera iniziamo. Nella lista delle cose che devo fare, devo anche farmi una doccia. No, non basta, perché in Champions non puoi. Pensate un po' a quante cose devo fare. Minchia, l'età media dei giocatori del Salisburgo è di un anno meno di me. 21,2, cioè da paura. Diciamo gli investimenti. E beh, squadra che ha lanciato giocatore nato. Eccolo, eccolo no. E io mi gusto il budino, zio Khan. Come direbbe Zano, oh, e io mi gusto il budino, zio porco. Che sbocco il latte scremato. Oh. Io caio. Ha distorto tutti i microfoni. Rebic, cronice, le augiro, mi piace. Finito il budino. Prossima salsiccia e stracchino. Dai, scherzo, vado direttamente alla colazione domani, dai. Attenzione a quell'Okafor, che vi racconterò una cosa molto divertente. Ieri ho aperto un pacchetto su FIFA da 100k. 100k di pacchetto, il walkout era Çalhanoğlu, trovato insieme a Okafor. Bellissimo. Tutto pronto? Ultima partita del girone, decisiva, spareggio, via, è cominciata la partita. Questi qua sono partiti a mille, oh. Si è centrato, vuole dialogare con Giroud. Bravo, bravo Rebic. Teo, palo! Noi con Salisburgo prendiamo sempre pali, abbiamo preso più pali che fatto gol. Rebic, Giroud, cazzo, ha fatto il tiro al volo indietro. Okafor gli piace prendere per il culo Kalulu, eh. Rebic, bello per Kalulu. Leao, no! Forse non se l'aspettava quel velo. Allora, Giroud ha fatto il velo per Leao. Leao stava per fare il velo, poi si è accorto in ritardo che il velo non poteva farlo perché c'era il difensore. Tocca la palla e gliela porta in via. Errore di Kier, attenzione. Kier, no! Attenzione! Okafor, no! Tomori in scivolata! Recupero, parte cross, verso Giroud. Benna! C'entra Giroud. Ha colpito Giroud. Caputana, era insidiosissima. Stile gol a Cagliari l'anno scorso. Corpo di c'è Benna, sera centrato Giroud. Eccolo qua. Il portiere era a terra. Se Giroud si fosse smaterializzato, raga, andava in porta. Facciamo gol da calcio d'angolo. L'abbiamo fatto solo contro la Juve. Dai. Kier parte il cross. Buono Giroud! L'ho detto, raga! L'ho detto! Ve l'ho annunciato così! Quasi senza saltare! Oliviero! Ve l'ho annunciato così! C'è stata un po' una mezza frufrufrata della difesa del Salisburgo, perché c'è stata. Però gran colpo di testa, ragazzi. Oh, ragazzi, gliela metti sulla testa. La va a prendere lui, eh. Si smarca. Bravissimo. E il difensore ci mette la gamba e gli passa in mezzo. Ci mette troppo la gamba il difensore. Dai. No, ma davvero, ma vogliamo il Red Bull Salisburgo agli ottavi di Champions? Ma mandiamoci il Milan che c'è 7 colpi sulla spalla, dai. In mezzo Adamu, cross per lui. Adamu! Tatarusano. Vabbè, gliel'ha tirata addosso, quindi Tatarusano ha parato. Ah, a me dispiace dirlo, raga, ma è la verità. Ci insultate, ma è la verità, dai. Tomori va a cercare Hernandez. Tomori! Giroud! Era per te, è arrivato a Giroud. Non se ne è reso conto? Non se ne è reso conto tardi? No, raga. Perfetto. Bravo, Teo. Giroud. Krunic! Teo! È intervenuto un difensore, fratello di Leao. Che non ho ancora capito come si chiama, quindi per me quello col ciuffino. Sole. Sole, fratello di Leao. Rafa Sole. Sì, ma se c'è una palla lunga, Tatarusano esci. Ma che
cazzo, esci, fai, renditi utile alla società. Dio mio. Bella, Leo, per Teo. 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 Centrale Giroud, tappin. Fuori gioco, attenzione. Niente tappin. Risulta uguale. Però lo voglio rivedere. No, no, fuori gioco, fuori gioco. Va bene, va bene. Grande chiamata che ha fatto il guardaline, ragazzi. Minchia. Anche perché il tiro di Hernandez non era così resistibile. Solo che non l'ha bloccato. È stato avessi tirato un pochino meglio. Adamu a ciao. Correre dietro. Attenzione a Sucic. Prova a girarsi. Sucic dentro. Okafor. Grandissimo Kalou. Non scivolata che evita il gol. Evita il rigore. Grandissimo. Ha preso il pallone però, raga. A parte qua c'è fallo di mano da parte del giocatore. Sei pronto? De Salisburgo. Beh, non c'è rigore su. Batti, coglione, batti. Teo, buono. Il cross esce fuori il portiere. Benna! Si è buttato a corpo morto il difensore. È uguale a Skriniar, uguale. È il suo fratello. C'è il fratello di Leao che è il 22. C'è il fratello di Skriniar che è il 31. Tonali. Tonali sinistro. Era bello. Bello però il movimento, il forte tocca. No, comunque la replay dall'alto tocca la palla a Kalulu per prima. Ciao proprio. Vi faccio una richiesta strana. 2-0 prima della fine del primo tempo. Avete 10 minuti per farlo. E se lo facciamo veramente poi ragancia batte. Tranquilli poi. Perché poi fargli fare 3 gol nel secondo tempo, raga, veramente c'è, cioè, da suicidio, quindi guarda in mezzo, Okafor. Famo uno sforzo adesso. Buono il tocco, Gurnadwat prova a metterla in mezzo. Tocca lì dietro, Kirgard. Kirgard! Ora il destro nel suo piede, sballa tutto. Gioca, si allunga un po' troppo il pallone, lo aspetta lì. Kirgard, attenzione, Tatarusanu. Che parata. Attenzione Leao, prova a scatenare. Buona Rafa, supera tuo fratello, Rafa, non la sbaglia Rafa. Rafa questa non la sbaglia, l'ha sbagliata. Perso un attimo. Infatti mi aspettavo tirasse prima. Contro il piede della muerte. Quel fallo e lo ammonisce. Non lo ammonisce? Ah sì, lo ammonisce Okafor, ok. Che fai, ti lamenti ancora per il rigore che non c'era? Vuole andare sul fondo. Mette in mezzo. Tatarusanu, è uscito, incredibile, è uscito. No, casca al mondo. Fine primo tempo, 1-0. Allora, buonissima prestazione. Grande sofferenza, eccolo qua, l'ultimo. In tutte le azioni che hanno fatto non ho visto errori difensivi, ma solo il fatto che corrono a 1000, sono organizzatissimi e hanno un'intesa pazzesca. E quindi è normale subire attacchi da loro. L'hanno subiti la Dinamo Zagabria, anche il Chelsea è stato messo in difficoltà. Risultato d'oro. Potevamo fare il secondo gol, ma secondo me il secondo gol, e magari non solo, arriva nel secondo tempo. Ci vediamo dopo. Si inizia. Leao fantastico. 1-0 dai, per adesso. Guarda in mezzo lui a cercare Giroud. Rebic per Giroud. Buono per Krunic. Krunic. Non l'abbiamo fatto alla fine del primo. Lo facciamo all'inizio del secondo. Krunic. È giusto così. Rade. Non ho mai commentato un gol di Krunic, a dir la verità. Da maestro di cross di Rebic dentro, posizione ovviamente regolare, la mette lì nell'angolo e qualificazione, stiamo arrivando. Cosa vi ho detto alla partita col Torino? Noi mercoledì passiamo, non vi preoccupate, e ci siamo, stiamo arrivando adesso. Famone altri. Gol e assist di Giroud. Chi fa il fantacalcio Champions gongola come Bellino Sandrino senza barba. 2 gol di testa comunque, buono. Kalulu! Che botta! Però centrale. Un pochino più angolato sto qua da gol. Perché non l'ha vista partire. Si l'ha ritrovata in braccio. Tonali per Benna, che apre per Teo. Che serve Rafa? Leao guarda in mezzo, c'è Giroud, c'è anche Rebic. Leao. Rafa. Cerca spazio, Leao. Pensa al tiro. Rafa e tira. Leao ancora si allarga. E tira tutto il campo, poi il campo. Va il cross, la palla rimane lì. Giroud!
non può sbagliare. E sono tre. Rafa si è fatto tutto il campo in orizzontale. Mezza sbavatura della difesa del Salisburgo. Ad abbracciare, ma gol meritato, dai, grandi ragazzi. Dai, che era già vinta su 1-0 questa partita. Dai, che era già vinta su 1-0. Benna per. Bene dentro Giroud, Leao traversa. Terzo legno in due partite. Che palla va messo Teo. Lasciava Giroud, colpiva lui. Kier a. Tata Rosano. Grande Tata. Fuori Raf, vabbè. Da conservare per il campionato, allora, a sto punto ci può stare. Messias. Pobega. Tanto qui c'è l'errore però. Kiergaard a sinistro. Non coglie la porta. Quello che ha tirato di più, poveraccio, avrà colto la porta mezza volta. Anzi, in realtà la volta che l'ha colta bene è venuto Kalulu, la scivolata del secolo. Sucic, Tata Rosano, grande. No, è andata fuori direttamente. Cesco, Tata Rosano para, dai. Clean sheet, per favore. Ande Kalulu, Carletto. Allarga per Ante, dai. Sta arrivando Ballo Touré, velocissimo. Ballo Touré per lui. Dentro. Rimane lì. Ancora Ballo Touré. Prova ancora. Ottiene però il calcio. Che tiro. Tira. Cesco sinistro fuori. Dai. E lo famo il quarto. Messias. C'è Rebic dall'altra parte. Messias buono. Messias vuole gol in Champions. Ed eccolo qui. Colpisce ancora. Junior Messias. E sono 4. 8 gol in due partite di Champions. Bene così. Non c'era modo migliore per vincere questa partita. Salta il 31, il fratello di Skriniar, sinistro nell'angolino proprio. Ciao. Che dovrebbe toccare al portiere. Doppio tocco di esterno sinistro. Finisce qui 4-0. Ottavi arriviamo. Ve l'avevo detto. Sempre forza Milan. I campioni dell'Italia siamo noi. Sì, per la società, per Pioli, per questi ragazzi che si sono trovati. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. Per la Serie A.